l'occasione magari qualche volta di chiamare anche l'editore. D'altra parte anche lo scrittore abruzzese, quindi diciamo siamo tornati a casa e in questa nella copertina, il retro della copertina, abbiamo sempre il sole, però c'è anche un bel commento di Remo Rapino, col quale abbiamo presentato il suo Buon Figlio Liborio, e quindi diciamo così c'è un incontro, immagino, non solo da conterranei perché corregionali, ma anche proprio più vicini fisicamente, perché magari di città o della stessa città. E su questo ti chiederò, però intanto ho visto che anche dagli altri libri, dagli altri studi, ad esempio ho visto circoscrivere La Follia, Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Savonà, che è un libro del 2013 che intorno al tema della salute mentale o del disagio mentale c'è uno studio che diciamo così, che è cresciuto negli anni. Non l'ho detto, questo in cui un personaggio che somiglia molto all'autore, un professore che vuole scrivere, ascoltare le voci di chi vive in una casa per la salute mentale, una casa di accoglienza per la salute mentale, decide di fingersi paziente, d'accordo con la direttrice, e dialoga con gli altri, dialoghi davvero molto, molto toccanti e riflessioni intorno alla condizione particolare di chi vive in questo mondo, in questo che a noi ci sembra un mondo a sé, e poi nel prosieguo del libro poi ci si rende molto conto che in qualche modo ognuno vive in un mondo a sé, che c'è molta superficialità e anche molta lontananza rispetto a questo mondo. Però ecco, la prima domanda è: per arrivare a questo libro c'è stato un lungo percorso di ricerca, mi è parso di capire. Sì, innanzitutto grazie, prima di risponderti ti ringrazio per l'invito, è veramente un piacere poter parlare con te del libro e in questo bellissimo programma. E vengo al dunque, sì, il libro viene da lontano, diciamo, da almeno 13 anni fa è iniziata l'idea di questo libro e dietro il libro, diciamo prima del libro, il libro corre su due. Quello dell'esperienza, della conoscenza da vicino di una struttura psichiatrica e dei suoi pazienti, che col tempo non chiamo pazienti, sono diventati amici, perché continuiamo a essere in rapporti, li visito quando posso. Io vivo all'estero, lavoro all'Università di Varsavia, però torno spesso per lavoro in Italia. E quindi, diciamo, questo contatto c'è stato e dura. E l'altro binario è quello dello studio, appunto, dell'interesse per le rappresentazioni letterarie della follia, quindi il disagio mentale, non da un punto di vista medico, psichiatrico, perché non ho competenze di questo tipo, mi occupo di letteratura, però ecco, attraverso la letteratura da anni studio in che modo questa appunto materia umanistica ha saputo e ha cercato di dare non tanto un nome e una definizione, che è questo, diciamo, più un mestiere scientifico, nel senso di scienze più esatte e meno umanistiche, ma ha cercato di dare una voce e un volto. E questo è pienamente umanistico, cioè ci ha reso visibile, ha rese visibili le numerose epifanie e manifestazioni della follia, sia quelle dolenti, pericolose a volte, che ci hanno fatto paura, ma soprattutto anche quelle umanissime. La follia in letteratura diventa qualcosa di larghissimo, spesso anche una metafora, un discorso. A volte è stato storicamente il discorso di verità messo a tacere dalla società, perché è verità scomoda sia socialmente che dal punto di vista privato. Quindi, ecco, la letteratura è il campo in cui, così come le arti in generale, la follia ha potuto e può liberarsi dallo storico internamento di cui parla Foucault, quando ci è riuscita. E quindi questo è un romanzo, però, che si basa su studi di sicuro e soprattutto su esperienza, su conoscenza e amicizia da vicino con alcuni pazienti psichiatrici. Effettivamente il luogo della follia è un luogo nel quale la letteratura si è sempre mossa, no? Anche con curiosità. Quando abbiamo iniziato questa rubrica, ormai più di un anno fa,
diciamo, abbiamo davvero immaginato di sottolineare il fatto che la lettura è ascolto, no? Capacità di ascolto, leggere un libro, concentrarsi su una storia, in questo caso un romanzo, ma anche un saggio, significa avere la disponibilità di ascoltare anche per più ore un'altra persona che ha scritto e che vuole trasferirti un messaggio. In questo caso, questo romanzo consente l'ascolto di un ascolto, nel senso che il protagonista, l'autore, mette in campo la capacità di ascoltare queste storie, che sono e anche di disegnare questi profili. Questa casa delle farfalle, che è un nome molto azzeccato, perché viene in mente che le persone che passano, insomma, in rassegna all'interno del racconto, si muovono un po' come farfalle, no? E seguirle nella storia è un po' come seguire il volo di una farfalla, che è sempre imprevedibile. Lo sottolinea anche molto nel romanzo, no? Però appunto è l'ascolto dell'ascolto, alla fine diventa anche un po' uno specchio. Mi sembra questa una delle definizioni più belle, perché nel guardare queste storie uno cerca anche molto più del solito di rivedere se stesso, no? Di rivedere anche le proprie fragilità, la propria difficoltà nello stare nel mondo, che spesso viene mascherata da riti e abbastanza consueti, oggettivi, che ti consentono di stare all'interno di canoni ufficiali, però in realtà ognuno fa i conti con se stesso. Non so se questo spaccato poi è stato una delle tracce. Sicuramente Michele, questa lettura che hai fatto dell'ascolto, di un ascolto al quadrato è centratissima, centra la poetica del romanzo, un'idea che al contempo letteraria e psichiatrica, se si vuole, perché l'ascolto, la categoria dell'ascolto è una categoria fondamentale, no? Ne ha parlato moltissimo Eugenio Borgna, c'è un suo saggio molto bello che si intitola L'ascolto gentile, quello che è mancato e manca e che nessun farmaco e nessuna terapia potrà sostituire, è quello di porsi in una dimensione di ascolto del dolore, del disagio, in tutte le sue manifestazioni. Qua sì, ecco, nel romanzo c'è questo ascolto, c'è l'ascolto del libro, perché la letteratura, mi piace questa anche definizione che suggerisce, no? Abituarsi ad ascoltare le storie, a farle entrare dentro di noi. Nel caso della follia ci si spinge un passo più in là, perché c'è l'ascolto incondizionato, abbassando le armi razionali della comprensione, dell'interpretazione, l'ascolto di un'alterità estrema, di un altro da sé e di voci altre che spesso risuonano in modo incomprensibile, dalla loro punta delirante all'altra punta, all'altro polo catatonico del silenzio. Sono delle voci che non siamo abituati ad ascoltare, ci spaventano, non sappiamo capire. E il protagonista di questo romanzo invece vuole fare proprio questo, capisce a un certo punto che l'unica cosa che si può fare è ascoltare, diventare macchina da scrivere, dice a un certo punto, no? Cerca di trascrivere una lettera che gli viene dettata per frammenti, per eruzioni improvvise, senza punteggiature. In un flusso senza punteggiatura, e anche lì c'è un momento che è significativo. Come scrittore, lui dovrebbe mettere una punteggiatura, ma mettere una punteggiatura vuol dire iniziare a scandire un tempo, una sintassi e dei significati, e lui questo non lo vuole fare. Questo scrittore vuole trascrivere così com'è, perché vuole lasciare che le cose, le storie, i dolori, ma anche le epifanie, i sensi più profondi, beatifici, perché diciamo parliamo anche di una beatitudine dentro questa inquietudine, entrino dentro di lui. E nella misura in cui riesce a fare questo, quindi dà un credito di significato, di fiducia a questi discorsi a cui siamo abituati a non dare senso oppure interpretare solo metaforicamente, gli dà questo credito di fiducia, di significato, e pian piano succede un po' quello che tu hai detto, che ciò che sembra così altro è incomprensibile, ciò che sembra così di fronte, in opposizione a noi, diventa pian piano, diventa specchio, risonanza, lente, fuoco, e mettere in luce aspetti che non sono necessariamente associati al rimosso, come si può pensare, no? La parte di cui più abbiamo paura, no? Quando si pensa alla follia, al disagio mentale, che quindi va
nascosta o rimossa o curata, ma contemporaneamente quel fuoco riguarda invece a volte aspetti dell'anima che magari sono sì nascosti, ma sono essenziali, possono essere addirittura la risorsa, il motore primo della nostra umanità, della nostra autenticità. Quindi accade qualcosa di simile in questo ascolto al quadrato, in questo ascolto incondizionato, è la vera sorpresa, è un ascolto stupefatto quello del protagonista. Anche perché ho avuto questa impressione, è un ascolto di chi è muto, no? Perché naturalmente una qualunque altra inchiesta del mondo del disagio, anche sociale, può dare la parola a chi la parola ce l'ha, però magari non è ascoltata, non raggiunge molte orecchie proprio perché è marginale. In questo caso stiamo parlando di parole che noi tendiamo a rimuovere, no? Di un altro, a proposito dell'altro, di un altro che tendiamo a rifiutare, no? Sempre più. Molto angosciante, ma anche molto forte, questo dire nessuno viene a trovarci, nessuno viene a trovare nessuno qui, no? Perché per me non ci sono parenti, non ci sono amici, la loro è una condizione che, nonostante appunto la straordinaria riforma che nel 78 Basaglia, diciamo, ha avviato, che però, come tu giustamente in altre occasioni hai sottolineato, seppure ha avuto un importante rilievo di carattere sanitario, però non è ancora completa, soprattutto dal punto di vista culturale. Dal punto di vista culturale queste persone vivono in luoghi che non sono di reclusione, più non sono carceri, però che sono meno frequentati all'esterno delle stesse carceri, no? Quindi c'è la tendenza a considerare queste voci mute e quindi inascoltabili, perché disarticolate, perché anche proprio mute, perché poi alla fine si capisce anche nel percorso del romanzo, bisogna innanzitutto costruire un rapporto di fiducia. Molto bello questo all'inizio dire no, tu sei una spia, no, da parte di uno dei protagonisti. Beh, effettivamente Antonio è un po' una spia, no? Anche se sotto mentite spoglie e con nobili intenti. Però ecco, questa tendenza ulteriormente alza muri, per cui questo ascolto dell'ascolto che noi facciamo è speciale perché in realtà è raro e si tende a rimuovere, probabilmente anche proprio come convenzione sociale c'è la tendenza alla rimozione. Sì, sì, dici benissimo, questo diventa un gesto poi anche politico, questo ascolto della parola muta, della parola invisibile, ecco, usando così una sinestesia, perché sì, la riforma Basaglia, la legge 180, ha compiuto questa grande rivoluzione, no? Ha chiuso i manicomi, ma come ha scritto una lettrice in modo acuto, non è vero che i manicomi sono stati chiusi. Dopo aver letto il romanzo ha scritto: i manicomi sono aperti, ma nessuno ci va. Ecco, e questa mi pare una chiave di lettura interessante, perché non sono più manicomi, sono luoghi di cura dove si prestano cure competenti, affettuose, dove si cerca di fare con le risorse che una data struttura, una data regione ha, tutto il possibile, ma fin quando persiste spesso purtroppo quel cancello invisibile, quel cancello di cui parlava Alda Merini nel diario, il giorno in cui apersero i cancelli e potemmo vedere e toccare le rose, noi stessi eravamo diventate rose. Ecco, i cancelli sono stati aperti, ma rimangono questi cancelli invisibili che sono fatti della nostra ignoranza, del nostro pregiudizio, della nostra paura, alle quali soltanto la cultura può porre rimedio, no? Informando, facendo conoscere, dando la parola. Fin quando rimane questo cancello, l'esperienza del disagio mentale viene vissuta in una separatezza che è patologia, più o dentro o insieme a quella che già si può avere, appunto, perché essere separati, scissi, è il nucleo dell'esperienza, ad esempio, della schizofrenia. Quindi come si può reintegrarsi, guarire, trovare un'armonia nonostante, anche dentro la malattia, se questa malattia poi è curata nella scissione, nella separatezza dalla società, no? È una contraddizione in termini, ci si arriva anche senza aver studiato la psichiatria, e quindi senza ambizioni mediche, però il romanzo rilancia questo paradosso. Ma perché non viene nessuno, no? Dice a un certo punto uno dei protagonisti, non ci viene a trovare ma nessuno, è una pazzia.
eccola la pazzia. Noi siamo qua, cosa abbiamo fatto di così grave? Siamo persone così pericolose, siamo così insignificanti. E invece in questo ascolto vengono fuori dei mondi straordinari, cioè che sono al contempo isole separate, dove a volte l'unica luce è quella di una luna piena squallida, ma al contempo a volte sono isole, mondi illuminati da una luce straordinaria, da un'umanità, da una bellezza straordinaria, che mettono in seria discussione i concetti di normalità e sanità, dove questa separatezza per un attimo nelle pagine del romanzo potrebbe essere riscattata come luogo in cui le cose che valgono si conservano, paradossalmente, in cui la follia potrebbe essere qualcosa che si conserva, come anche la propria umanità, autenticità. Purtroppo si conserva in un modo doloroso, che è quello dello star fuori da tutti, dalla società, non per una scelta magari eremitica, una scelta spirituale, una scelta missionaria, ma perché la società ti ha tenuto fuori. Quindi si scontrano e rilanciano continuamente due aspetti, un aspetto costruttivo e un aspetto di decostruzione dell'idea della malattia mentale, creando, spero, un dialogo aperto, che dovrebbe nella testa del lettore, di noi che ne parliamo, non darci delle risposte, ma continuare a rilanciare questa interrogazione che la letteratura, come dicevi, da Pirandello, dalle maschere pirandelliane, ai romanzi di Tobino, appunto, che dal punto di vista del medico ha cercato di penetrare, di approcciarsi in modo molto, appunto, umano, pieno di ascolto, alla testimonianza di Alda Merini, ma per arrivare oggi a Bonfiglio Libore, a Daniele Mencarelli col suo bellissimo Tutto chiede salvezza, è un tema che sta crescendo, e questo ci deve far riflettere, e questo ci deve anche in un certo senso confortare, perché vuol dire che stiamo imparando ad ascoltare, stiamo imparando, e questo ascolto sta diventando anche, diciamo, editoriale, sociale, culturale, e questo è un segno molto importante. L'altra metà della riforma Basaglia, quella che non può fare la medicina da sola, non può fare la politica da sola. È assolutamente così. Mi è venuto in mente che in questo libro non si trova una tendenza magari semplicistica nel dire che in realtà i matti siamo noi, o nel tracciare dei confini netti, ma si rende giustizia della complessità, no? Del mondo che si ha, nel quale si entra nel dialogo con queste persone speciali, e poi anche, appunto, di che cosa recidiamo di noi, no? Mi è venuto in mente che nell'ultimo libro di Vito Mancuso, facendo riferimento a Vita e Destino, si parla dell'umano nell'uomo, no? Questo percorso anche letterario che adesso citavi mi fa pensare questo, no? La ricerca di quello che resta dell'umano nell'uomo. A reciderlo. Però, appunto, rispetto alle cose che abbiamo detto, mi andava di leggere questa parte. Non andate a trovare i matti, perché mi sembra un po' anche, rispetto al capitolo della prima settimana, il paragrafo che fa un po' da perno. Infatti viene riportato anche nel risvolto di copertina. Mi sono chiesto perché nessuno frequenti i matti. Ho trovato tre ragioni. I matti non mentono, uno. Due, i matti ci vedono. Tre, i matti sono nudi. I matti dicono sempre la verità, anche quando parlano di persone e cose che noi non vediamo, non sentiamo, che non esistono. Proprio allora stanno dicendo una verità. I matti leggono l'anima, quando ci guardano, non ci si può nascondere. D'un tratto dicono una cosa magari assurda, non si sa che cosa c'entra, eppure ci riguarda, parla di noi, ci hanno visto. I matti spogliano, non si può restare vestiti al loro cospetto. Nel deserto si indossano pelli di animali e si mangiano cavallette. In modo normale è meglio a casa. Bisogna essere idioti per non capire i matti. E poi più avanti, non mi dà pace il pensiero che nessuno riceva una visita. Dove sono i parenti, gli amici? Hanno chiuso da 40 anni i manicomi, gli ospedali non sono più carceri. Ora si può entrare e uscire, gli ospiti non sono pericolosi, sono sotto cura, una cura competente, finanche tre ragioni. Uno, i matti sono feriti, ci fa male guardarli. Due, i matti sono liberi, noi no. Tre, i matti sono di vetro con una lente, uno specchio.
e ancora più avanti, per l'amicizia occorre la libertà, altrimenti è studio della loro libertà. E studio vuol dire distanza, controllo, la loro libertà mette in crisi la nostra, per questo gliela togliamo. Però vogliamo capire perché sono liberi di dire e fare quello che gli passa per la testa, perché loro sì e noi no. E ancora un'altra lettura sempre di questo capitolo, perché mi sembra una bella citazione. Proust pensava che i suoi lettori non leggessero i suoi libri, ma se stessi. Il libro era solo una lente di ingrandimento attraverso la quale si sarebbero letti. Se la letteratura è una lente di ingrandimento, la follia è più potente, è lente e specchio. Insomma, mi sembra che in questo capitolo, oltre che appunto con forza dire le cose che già abbiamo ricordato, c'è proprio la voglia di aggredire questa tendenza a mettere un confine tra noi e loro. Da qui ho capito perché dici ho mantenuto un rapporto con quelli che sono diventati amici, non sono più pazienti, no? Quindi anche proprio la riforma delle parole per definire l'oggetto delle relazioni che hai costruito. Sì, 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 questa pagina, questo capitolo è centrale, però in realtà non è il punto d'arrivo del romanzo, è il punto, diciamo, di ragionamento, perché lui entra come ricercatore, questo protagonista, no? Sono dichiarazioni del narratore, no? Poi in un romanzo può succedere tutto. Entra, si dichiara uno studioso e quindi vuole capire. Quindi vuole capire, osserva e trae delle conclusioni. Quindi quella pagina rientra ancora nella parte del libro in cui si sta cercando di descrivere e di capire. E in quel momento lì si traggono queste conclusioni, che non sono conclusioni parziali, non sono definitive, sono quelle di cui e anche altri con cui abbiamo parlato quando riportiamo il discorso della follia, del disagio mentale nelle categorie razionali, sono quelle che ci viene più facile in un certo senso poi definire, no? E anche ribadire come significato culturale, sociale. Poi però nel romanzo si va avanti e la posizione del ricercatore, dello studioso, di quello che cerca di capire, sfuma. Perché nella misura in cui queste voci abitano in lui, queste storie, gli chiedono di fare il contrario, di non essere più capite, spiegate. Quindi lui si ritrova da un'altra parte in cui forse per capire la follia bisogna fare un passo diverso, che è abbassare anche l'arma, lo strumento della ragione, che ha sempre cercato poi alla fine di dominarla, la sragione, magari anche spiegandola per cercare di aiutarlo, ma ponendosi in una posizione superiore. Quindi no, questo lo dico solo così per puntualizzare che nel romanzo, ecco appunto, il romanzo non è solo quella pagina lì, quella è una pagina della prima settimana dove ancora l'autore, il protagonista ha le redini di quello che sta succedendo, poi queste redini sfuggono perché stiamo intraprendendo un viaggio nella follia, no? Se fin quando teniamo in mano le redini non è un viaggio nella follia. Ecco, però tornando a quello che hai detto, sì, diciamo, lì ci sono tante ipotesi, no? Tante ipotesi su questa nudità, su questa capacità di guardare l'anima, cioè di essere guardati. E un po' il protagonista del romanzo fa questa esperienza sorprendente, che va per ascoltare e si ritrova ascoltato, va per vedere e si scopre visto. È come se in una condizione di totale resa e sconfitta, se vogliamo, no, umanamente, ci si possa ritrovare faccia a faccia. No? È come se che la follia si riveli in questo abbassamento della maschera, cioè non nell'indossare la maschera, che magari è la maschera della normalità, della sanità, di quello che dobbiamo fare, dire, come giornalisti, politici, professori, scrittori, ma magari un momento della vita, che può essere la malattia mentale in questo caso, ma non deve essere, in cui ci ritroviamo senza niente addosso e ci possiamo guardare e vedere, riconoscere, ecco, quello può essere un momento, come accade nel deserto, nelle scritture, no? Un momento di rivelazione, no? Il deserto è questo luogo, torna spesso il deserto nel romanzo, il deserto è il luogo della sete, della fame, dell'abbandono, della tentazione, ma anche il luogo della rivelazione, della divinità, in questo senso una rivelazione di verità su noi stessi, e quindi si rivendica e si cerca di riscattare, direi, nell'esperienza del disagio mentale, della malattia e anche di questa nudità, si cerca di ricattarla profondo, di quella grande umanità, come dice appunto Mancuso, l'umano che c'è nell'uomo. Dove lo andiamo a trovare?
E c'è una provocazione in questo romanzo, magari lo andiamo a trovare, andiamo a cercare in una casa, in una struttura di riabilitazione psichiatrica, potremmo trovarne una quantità che non immaginiamo neanche. Quindi sì, mi piace che tu abbia citato Mancuso. E a proposito di riferimenti veterotestamentari, ma anche evangelici, ho visto che ce ne sono molti. La curiosità è sul titolo, no? Perché Beati gli inquieti fa naturalmente subito venire in mente il discorso della montagna, questa parte molto conosciuta delle beatitudini, che in Matteo sono 8, in Luca sono 4, perché poi scrivono 4 guaia. Sì. Diciamo, ripensando alle 8 beatitudini di Matteo, ho provato a capire se Beati gli inquieti potesse essere vicina a qualcuna o in contrapposizione. Ad esempio, all'inizio ho pensato in contrapposizione a Beati i miti, però poi ho immaginato che possa essere una specie di traduzione rispetto a questa storia di Beati gli umili, anche Beati puri di cuore. Però insomma, ecco, volevo capire se nel titolo c'era un riferimento di questo tipo, se era immaginato, anche perché è un titolo molto potente, anche molto forte. Volevo capire se c'era una evocazione. Sì, sì, è dichiaratamente una beatitudine accanto, dopo la nona. Dopo la beatitudine evangelica, una beatitudine che è anche una provocazione, che sembra, hai detto molto bene, sembra il contrario della mitezza, sembra il contrario della mitezza, l'inquietudine, però creando questo simero, beati gli inquieti, si suggerisce che le due esperienze, i due stati d'animo, che possono essere appunto sembrare opposti, in realtà possono essere contenuti l'uno nell'altro. La mitezza può foderare una profonda inquietudine e l'inquietudine può a sua volta contenere mitezza, beatitudine, no? Quindi c'è questa possibilità, questo mistero che secondo me è anche profondamente evangelico, credo, perché poi la classificazione, la traduzione in parole di quella che è stata la vita, la parola di Gesù richiede comunque una sistematizzazione, no? Una trasmissione. Però quanti paradossi, quanta straordinarie ossimori nella vita, nelle parole di Gesù, per cui non mi stupirebbe che questa cifra dell'ossimoro, dell'assurdo, sia anche profondamente, possa rendere il cuore anche del cristianesimo. E qui sì, ecco, questi protagonisti sono spesso al contempo inquieti e miti, e questo viaggio dentro le loro anime, che si compie solo con l'ascolto, che quello che Simone Weil chiamava l'attenzione. Ecco, l'attenzione vuol dire, lei diceva, lasciarsi sospendere il giudizio e lasciarsi penetrabili all'oggetto, lasciare che entri dentro di noi. Ecco, questo che attenzione, la chiama Simone Weil, l'ascolto, permette nel romanzo di entrare o di far entrare dentro di sé un'inquietudine che contiene una beatitudine, che contiene un'inquietudine, che contiene un'abitudine. Quindi è come se non fossero così scindibili queste due parti. Del resto, le beatitudini evangeliche portano una parte spesso di sofferenza, quella parte negativa, quando sarete beati voi, quando sarete perseguitati, beati voi quando piangete, beati voi, è una parte di resurrezione, come certo, diciamo, nella parabola cristica. Quindi gli opposti ci sono anche insieme, anche dentro le abitudini. Ora, la temporalità della manifestazione di questi due aspetti è, diciamo, la storia personale e sociale la rivelata in modo molto diverso. Nella esperienza del disagio mentale c'è una compresenza e un passaggio repentino tra questi due stati continuo, che ha a che fare, ritorno al nome Casa delle Farfalle, anche con le farfalle, con la farfalla anche come simbolo della teoria del caso, dell'effetto farfalla, certo, no? Che basta un battito d'ali, come appunto notare, un battito d'ali della farfalla per creare una tempesta, come, ecco, a rendere la complessità, perché il caos non è il caso, ma il caos matematicamente, fisicamente, vuol dire la complessità, cioè che tutte, certo, le cose sono strettamente connesse, sono in modo non lineare, e questa profonda connessione vuol dire profondo legame, che si poi manifesta sia positivamente, negativamente, a volte siamo abituati a si scateni una nulla, ma lo stesso meccanismo, lo stesso criterio
fisico ci dice che si potrebbe creare anche una tempesta con un battito d'ali, potrebbe trasformarsi in un cielo sereno. Ecco, questo l'etimologia, l'etimologia è la parola complessità, mi ha sempre affascinato, perché noi tendiamo a tradurla con difficoltà, invece è tutt'altro, no? È che tutto è tessuto insieme. E questo mi porta, anche la teoria del caos, mi porta all'ultima domanda, che è anche la prima curiosità che mi è venuta, perché tu insegni a Varsavia e sostanzialmente i tuoi studi sono sempre mossi tra scienza e letteratura, che la cui connessione, diciamo, non solo è una mia passione antica, ma anche frutto dei miei studi universitari. Ricordo dialoghi numerosissimi, lo studio e la lettura, ad esempio, dei libri di Pietro Greco, che ricordo sempre perché è un amico, perché ci ha lasciato da poco, perché ha lavorato nel rapporto tra letteratura e scienza, perché ha scritto ad esempio di quell'esperimento straordinario che alla Sissa fu il laboratorio interdisciplinare guidato da Magris tanti anni fa, quando il direttore della Sissa a Trieste era Bucinic, quando ancora il rapporto tra scienza e letteratura, tra scienza e cultura umanistica, era molto complesso, anche perché i due mondi un po' confliggevano, e poi perché la scienza nella seconda parte del Novecento effettivamente sembrava essere diventato un linguaggio da una parte perfetto e dall'altro molto, molto arcano. Invece questi mondi si sono riavvicinati, no? Nel senso che i tuoi studi sono anche in fisica, ma lo stesso riferimento a questo libro fa capire una frequentazione del mondo della medicina, naturalmente, appunto, da studioso di letteratura, si è spinta così avanti fino ad arrivare a confini di indeterminazione certa, nel senso che, adesso faccio anche un riferimento alla fisica significativa, però insomma molte delle teorie, in particolare faccio riferimento alla fisica teorica, ma questo potrebbe valere ugualmente anche per altri ambiti del sapere scientifico, sono arrivati così avanti da raggiungere, naturalmente perdersi un po', o raggiungere il mondo filosofico e comunque narrativo, no? Perché le teorie sono, e anche il linguaggio, e anche le definizioni sono diventate molto, molto più narrative e anche molto più suggestive, proprio anche perché si perdono, cioè riconoscono i limiti della conoscenza dell'uomo. E volevo chiederti in particolare, proprio perché mi ha incuriosito la tua biografia, quanto c'è in questo tuo percorso anche poi in questo libro? Sì, in questo il percorso di studi è stato per me interdisciplinare. Ho studiato prima fisica, poi letteratura, e devo dire che a Varsavia, in Polonia, questo paradigma dell'interdisciplinarità era più sviluppato. Un po' di anni fa, diciamo 10 anni fa, in Italia non ancora si facevano tanti convegni sulle due culture, e insomma invece ho trovato lì un luogo in cui questa transizione, che sarebbe stata forse più difficile, improbabile, in Italia, è avvenuta non senza una fatica, non che molto naturale. E poi negli ultimi 5-10 anni, ecco, ho visto tanti convegni proprio legati al dialogo tra letteratura e scienza, è diventata per fortuna una consapevolezza, ecco, io non dico una moda perché spero che non lo sia, ma la consapevolezza di una necessità di dialogo e di ricerca non solo comparata ma connessa, no? Ricerca scientifica e ricerca umanistica, dove al centro c'è sempre e comunque di nuovo l'uomo. La storica cesura l'aveva definita Charles Snow come il problema delle due culture, no? Una cultura scientifica che ha come obiettivo quello di tendere a una verità intersoggettiva e quindi offrire un metodo per raggiungerla, e invece una cultura umanistica che è mossa anche da un principio assiologico, no? Di ciò che vale, di ciò che è utile, di ciò che ha valore per l'uomo, no? Perché ricerchiamo una verità, ma cosa serve questa verità? Questa verità ci farà liberi, ci farà più umani, ci renderà la società migliore o no? Ecco, quello che era un discorso, una provocazione di Charles Snow, che era un fisico e un romanziere, e negli anni 60, poi ha avuto varie fasi, declinazioni di rilancio, è arrivata in Italia e si sono create diverse scuole
vengo stringo perché è un discorso lungo, come vedi, non riesco a sintetizzarlo. Quello che sta accadendo, per esempio, nel mondo della medicina è molto importante. Anche nel mondo della medicina si stanno sviluppando le medical humanities. Ecco, la medicina, che è, diciamo, la più umanistica delle scienze o la più scientifica delle humanities, si pone che si occupa dell'uomo, nell'uomo nel suo momento della malattia, dell'esperienza della malattia, si sta consolidando in corsi di studio, in master, in centri di studio come quello di Bologna, il Centro di Studi di Medical Humanities, al quale sono legato anche nel comitato scientifico, ma così come a Napoli anche il master di medicina narrativa. Sono proprio non soltanto dei lavori teorici, ma sono, io credo, un nuovo paradigma di lavoro, di studio, per ridare all'uomo ciò che è dell'uomo, no? Restituirgli anche la scienza, restituirgli anche la sua ricerca più profonda umanistica, e rimettere queste due ricerche insieme. Per me non è cambiato, cioè è cambiato tutto e niente passando dalla scienza alla fisica, perché in fondo ci sono quasi le stesse domande certo, che mi muovono dentro, soltanto che si sono spostate, diciamo, dal mondo naturale al mondo delle interazioni tra gli uomini e dentro l'uomo, la complessità appunto di cui siamo noi anche manifestazione. Per cui c'è sempre, ecco, l'inquieto in fondo è anche un ricercatore, no? È uno che si fa domande, uno che cerca, e la sua beatitudine sta nel non accontentarsi mai dentro una disciplina di certe risposte, perché saranno sempre, la parola disciplina, disciplinari, limitate a una parte di noi, una parte. E quindi, ecco, se vogliamo, c'è sicuramente anche nel protagonista Antonio, nel romanzo un po' si ripercorre questo viaggio dalla scienza anche dall'altro lato alla spiritualità, dalla ragione alla follia. Il protagonista è a Rodive, cioè un tradizione russa, lui viene da esperienze anche di esercizi spirituali, di pellegrinaggi, cioè si vede che è un uomo in continua ricerca e ne ascolto. E questo lo porta ai margini della follia, no? Forse anche oltre i margini della follia. Quindi la follia anche si va a riavvicinare a quel fuoco sacro di una ricerca profonda di verità, no? Come Hölderlin scriveva, usciamo all'aperto, andiamo a cercare qualcosa di nostro, sebbene sia molto lontano, sebbene questo viaggio sia rischioso. Grazie davvero, Stefano. Lo faccio rivedere. Io ti ringrazio, Michele. Beati gli inquieti. Neo edizione. Grazie. Grazie ancora a te. Grazie. Buona domenica. Perché il titolo Brevi cenni sull'universo? Intanto è un omaggio a Gramsci. Alla fine ho scelto questo, Paolo Giordano, sul contagio, che dice: mi torna spesso in mente in queste ore, insegnaci a contare i nostri giorni e a cuore saggio. Volevo chiederti, ma quando io facevo il rappresentante di istituto al liceo scientifico, gli trovo Pollione, siccome alcuni stanno seguendo, li salutiamo. Ma tu dove stavi? Che stavi facendo? Io ero al Pollione e ti ho anche votato, Michele, quindi... principio di modifica dell'assetto dell'Europa c'è stato ed è una modifica positiva. Chinnici racconta che quando nel suo ufficio lui chiama un magistrato all'epoca assolutamente sconosciuto, si chiamava Giovanni Falcone, e Chinnici intuisce che ha una gran testa e gli affiderà importanti, delicati procedure. Ci racconta che nel suo studio si precipita un altissimo magistrato palermitano, credo il procuratore generale, e soltanto gli fa questo discorso: ma sei matto? Cos'è questa storia che a sto Falcone, che sembra bravo, tu gli affidi dei processi di mafia? Vuoi proprio rovinare l'economia siciliana? Ecco, allora
questo atteggiamento di chi muove, non è inconsapevolmente, però la legalità dà fastidio. Scrivere Borgo Sud è stato come mantenere una promessa a loro. Anche lo scrittore per te diventa un personaggio. Il libro è stato assolutamente pensato prima, perché l'idea, la mia idea era quella di provare ad aggiornare la lettura su una questione che reputo cruciale, che è la geopolitica del cibo. Io penso che di aver scritto fondamentalmente un libro che è anche politico, e perché scrivere è sempre un atto politico, secondo me. Quando si scrive si fa sempre un atto politico, cioè politico nel senso non partitico, ma che interessa la polis, la comunità degli uomini. Per questo Liborio non è circoscrivibile, perimetrabile soltanto in una città, in un luogo, ma Liborio può vivere in qualsiasi posto. Quindi io credo che questo rapporto politica-cultura che sia stato scisso, politica-etica altrettanto, ha portato anche a una rottura del rapporto tra politica e partecipazione. Tutto inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente. E Polo, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno. Farlo durare e dargli spazio.